Le persone che hanno difficoltà a fare una buona conversazione dal vivo con una ragazza sconosciuta sono moltissime. Quindi ho selezionato questa domanda pervenuta su Instagram per aiutare quanti più seguaci possibili. Ecco i tre aspetti fondamentali. 1. Non aver paura di rimanere senza cose da dire. La paura è uno stato d'animo che condiziona i ragazzi e altera le loro capacità di reagire alle situazioni. Tu hai tantissime cose da dire. Ti mancano solo l'autocontrollo e un metodo corretto. Però devi iniziare a controllare il tuo stato emotivo e mentale, perché la paura di non saper cosa dire non ti aiuta, bensì risulta controproducente. Rilassati. Una volta che avrai ben chiaro come proseguire la conversazione, non dovrai temere alcunché. 2. Concentrati sull'ascolto. La fonte degli spunti di conversazione in questa precisa circostanza è la ragazza. Devi imparare ad ascoltarla attivamente. Ogni volta che la ragazza ti dice qualcosa su di lei, devi sempre chiederti il motivo di questa sua scelta, di questa decisione, di questa opinione. Ad esempio, se ti dice che ama la psicologia, chiedile da dove è sbocciata questa sua passione. Oppure, se ti parla di un rapporto idilliaco con una sua amica, chiedile quali sono i valori che condividono. Insomma, si tratta solo di avere un'interazione attiva con la ragazza. 3. Ricordati del jolly fare una domanda. Penso che la conversazione migliore con una ragazza sia quella che evolve naturalmente e spontaneamente. Ossia, si tratta di quella conversazione che si sviluppa grazie ad un reciproco interesse. Questa è la situazione ideale, perché fa percepire alla ragazza che tu e lei avete un certo feeling e una certa affinità. Tuttavia, se non sei un grande oratore e hai poco feeling con le conversazioni dal vivo, è probabile che a volte tu rimanga corto di argomenti perché non hai ascoltato bene la ragazza di turno. In questo caso, ricordati che puoi comunque porle una domanda. L'importante è che si tratti di una domanda il più possibile coerente con l'argomento che state affrontando e soprattutto aperta. Facciamo anche qui un esempio. Se state parlando di viaggi e non sai più come ribattere, chiedile quali sono le prossime 3 mete che intende visitare in ordine di priorità e perché. La risposta ti agevolerà non poco, in quanto ti prepara già il terreno per altri temi di discussione.